Giro dell'Emilia Granarolo, ovvero 90 anni di storia del ciclismo professionistico italiano. Si parte da Formigine e arrivo al Santuario di San Luca in Bologna. Grande festa del Giro dell'Emilia Granarolo è arrivata. Sì, è arrivata, speriamo bene che finisca bene anche oggi il pomeriggio su San Luca. Se il buongiorno si vede dal mattino, qui è un bel mattino. Franco Richeldi, sindaco di Formigine, Luciano Sita, presidente della Granarolo, aprono le ostilità del 90° Giro dell'Emilia Granarolo. 90 edizioni, tante quante ne vanta il Giro d'Italia, la più importante manifestazione professionistica italiana. Granarolo, un'azienda, quella preduta da Luciano Sita, che da 20 anni pedala insieme al Giro dell'Emilia, al gruppo sportivo Emilia, di Adriano Amici, che organizza tecnicamente la manifestazione. Ma intercaliamoci subito nella gara. Partenza da Formigine, 165 professionisti al via e subito dopo 3 km l'allungo di Stefano Boggia, 27enne della Ceramiche Flaminia, giovane formazione viterbese di Civita Castellana diretta da Simone Borgheresi. Siamo in prossimità del traguardo volante di Formigine e se la giudica Boggia. Abbiamo visto patron Adriano Amici, ora siamo passati con le immagini al 25° chilometro di gara. Insieme al battistrada Boggia si è portato Gregory Rust della Astana, il portacolori della formazione Pro Tour, che annovera anche Eddie Mazzoleni e Paolo Savoldelli. Dunque è avvenuto il ricongiungimento. Castel Rangone, dinanzi allo stabilimento Villani Salumi, sponsor della Gran Fondo Villani dedicata a Riccardo Riccò. Inseguitori guidati dagli uomini della Chioene Tonazzo, a condurre il dorsale 212 Maurizio Biondo, Chioene Tonazzo, la formazione vicentina del team manager Marino Basso. Sono gli uomini della formazione guidata dal team manager Marino Basso, che stanno da diversi chilometri guidando il gruppo all'inseguimento. Castello di Vignola, ritardo del gruppo Ammiragli, 13 primi e 15 secondi, ma intanto continua la fuga dei due battistrada, Gregory Rust Astana, formazione Pro Tour, e Stefano Boggia della Ceramiche Flaminia, colui che dopo soli 3 km di gara ha promosso questa fuga. Ci avviciniamo alla località Zola Predosa, vedremo se gli uomini al comando avranno comunque mantenuto il vantaggio. Traguardo volante di Zola Predosa, se lo giudica Stefano Boggia, alfiere della Ceramiche Flaminia, davanti a Gregory Rust della Astana formazione Pro Tour. Siamo a Zola Predosa. Zola Predosa lega le sue origini ad Adriano Amici, l'organizzatore di questa manifestazione. L'organizzazione tecnica è curata dal gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici. Gruppo degli inseguitori ancora guidato dalla Chioene Tonazzo, è Massimo Mazzanti che transita in questo momento al traguardo volante, 11 primi e 12 secondi il ritardo del gruppo Ammiraglie. Si danno da fare gli uomini della Chioene Tonazzo, stanno guidando il gruppo all'inseguimento della coppia al comando, mentre intanto chilometro 107 cede Stefano Boggia, il portacolori della Ceramica Flaminia, ha ceduto, è stato lui ad allungare dopo 3 km di gara, 104 km di fuga per lui, prima in solitudine poi in compagnia di Gregory Rust, ed ora la fatica lo costringe a
d'alzare bandiera bianca. Resta al comando il solo Rust, alfiere della Astana. Lo vediamo in questo momento impegnato nei primi tornanti della salita di Monzuno, 9 km della salita che lo conducono al Gran Premio della Montagna. 8 primi e 30 secondi il ritardo cronometrato del gruppo. Gregory Rust è nato a Debicol, portacolori dell'Astana, professionista dal 2001, è nato il 17 gennaio del 1980, nelle prime due stagioni ha vestito i colori della Post Suisse, poi Phonak Earning System, nelle due ultime stagioni ha vestito i colori della Astana. Classifica finale del Giro del Lussemburgo in questa stagione, quarta tappa dello stesso giro, mentre nelle stagioni 2006 e 2004 si è aggiudicato il campionato nazionale svizzero su strada. Siamo in prossimità del Gran Premio della Montagna di Monzuno, se lo aggiudica in perfetta solitudine il fuggitivo Gregory Rust. Intanto il gruppo al termine della discesa ha già raggiunto Stefano Boggia. Il ritardo del gruppo è di 5 primi e 15 secondi al termine della discesa di Monzuno, ma si tornerà subito a salire verso Loiano. E Fabian Wegmann, campione tedesco su strada, compagno di squadra di Rebellin, che guida il gruppo in salita, lo vediamo inquadrato in questo momento. Intanto nelle prime posizioni del gruppo riconosciamo anche l'iride di Bettini, mentre sono gli uomini della CSC che si portano in testa. Andy Schleck e Vladimir Gustov si portano in testa al gruppo a scandire il ritmo dell'inseguimento, dunque uomini CSC che tentano, dopo quelli della KION, di vivacizzare in questo finale di gara il ritmo del gruppo. Ancora immagini sul campione del mondo di Stoccarda, Paolo Bettini, per lui molti applausi nelle prime fasi della gara, al momento della firma, quando i corridori transitano in mezzo ai tifosi, ha ricevuto molte pacche sulle spalle Paolo Bettini. Siamo lungo la salita di Loiano, sono ancora gli uomini della CSC a scandire il ritmo, vantaggio del battistrada che sta notevolmente diminuendo. Rust è comunque lanciato verso il successo nel secondo Gran Premio della Montagna di giornata. 3 primi e 25 secondi ci informa Radio Corsa il ritardo del gruppo Ammiragli sul battistrada. Vedete inquadrato il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, Danilo Di Luca della Liquigas, per lui in questo finale di stagione il mercato si sta ravvivando, molte squadre cercano di accaparrarsi Danilo Di Luca. Gran Premio della Montagna è già stato vinto da Rust, ritardo del gruppo guidato dagli uomini in CSC, maglia CSC, 3 primi e 25 secondi. Stiamo entrando nell'abitato di Bologna con il battistrada, inizio del circuito finale, gruppo che si è notevolmente avvicinato all'uomo al comando, soli 34 secondi dividono Rust dal gruppo Ammiragli, ormai imminente il ricongiungimento. Vediamo il gruppo che si sta portando sul battistrada. Stiamo entrando nell'abitato di Bologna, sono gli uomini della Energetic a condurre il gruppo in questo finale. Ancora Bettini, in fondo vediamo l'arco del Meloncello sul fondo della strada, tra poco vi transiteranno sotto i corridori.
Paolo Bettini, applauditissimo dal pubblico presente lungo il percorso. In questo momento è iniziato il circuito di San Luca con la dura salita che prevede tratti del 18%. Bettini che si guadagna la sua lunga serie di applausi e incitazioni da parte degli appassionati dello sport delle due ruote. Siamo intanto nel tratto di salita più impegnativo, quello con pendenze vicino al 18%. Vedete questo atleta della Tinkoff come rimane praticamente fermo sui pedali, la fatica si fa sentire, ma anche le pendenze si fanno sentire per questi atleti che stanno per terminare la scalata della salita del circuito di San Luca. Abbiamo terminato la scalata, vedete il campione italiano Visconti sulle posizioni di testa del gruppo condotto da Oliver Zaug della Gerolsteiner, che probabilmente sta lavorando per il suo capitano Davide Rebellin, vincitore della scorsa edizione. Transita con un ritardo anche il campione del mondo Paolo Bettini, ed in questo momento vediamo il gruppo che si è costituito al comando della gara quando mancano ormai 15 km al traguardo. Davide Rebellin, Gerolsteiner, vincitore della scorsa edizione, Damiano Cunego e Sylvester Smith della Lampre Fondital, Christopher Horner e Cadel Evans della Predictor Lotto, Riccardo Riccò della Sunier Duval Prodir, Frank Schleck e Alexander Kolobnev, mentre intanto l'organizzatore tecnico della manifestazione va a ricevere il presidente della Federciclismo Italiana. Alexander Kolomlev, vincitore dell'Eroica, Carlos Sastri, altro atleta della CSC, Luca Mazzanti della Panaria, Gairo Ermeti della Tenax. Il Gran Premio della Montagna se lo aggiudica Sylvester Smith della Lampre davanti a Riccardo Riccò. Riccardo Riccò è l'uomo di casa, 10 km al traguardo per lui, 5 successi nella stagione 2007. Ultimo giro, si torna a salire per le battute finali. Siamo ormai in vista dell'inizio dell'ultimo giro, inizia in questo momento l'ultimo giro, dicevo, di Riccò, 5 vittorie nel 2007, 2 successi nel 2006. Volata finale, c'è l'allungo di Frank Schleck, Davide Rebellin non sembra riuscire a rispondere all'allungo dell'uomo della CSC che sembra lanciato verso il successo in questo 90° giro dell'Emilia Granarolo. Dunque successo per Frank Schleck davanti a Davide Rebellin, terzo posto per Christopher Horner, poi Riccardo Riccò, quarto posto per lui, molto atteso dal pubblico presente sul traguardo, quinto posto attendiamo dovrebbe essere Damiano Cunego, infatti quinto posto per Damiano Cunego, poi Cadel Evans, Sylvester Smith, Luca Mazzanti, Alexander Kolobnev, Tobert Gesink, Gairo Ermeti, Simone Masciarelli, Danilo Di Luca, Giovanni Visconti, Paolo Bailetti. Questi primi 15 di questa 90° edizione del Giro dell'Emilia Granarolo, che incorona Frank Schleck, l'atleta della Team CSC. Lo vediamo nel replay trionfante a Bologna. Secondo le verità del mondo.